Non si può dare per finita la pratica scudetto senza giocare le partite. Una Juve supponente va a pareggiare a Ferrara e fa un favore grosso così al Napoli. La mia rabbia nasce non tanto dalla questione di classifica, io resto fiducioso, abbiamo comunque 2 punti di vantaggio, perché do per scontato la sicura vittoria di domani del Napoli col Genoa, sono sicuro al 2000 per 1000, vincerà 2-3-0 domani il Napoli col Genoa. Abbiamo 2 punti di vantaggio e devo andare a giocare a San Siro e con la Roma. Ma non sono queste le partite che mi preoccupano, perché quello che mi fa più preoccupare stasera è l'atteggiamento, non il pareggio. Perché tu dici, puoi pareggiare a Ferrara? Certo che puoi pareggiare a Ferrara, non scherziamo. Puoi pareggiare ovunque, ovunque puoi pareggiare. Perché se tu vai e fai 40 tiri in porta, il portiere te le para tutte, il pareggio ci sta, non le puoi vincere tutte, no? Dopo 12 vittorie consecutive ci sta anche una partita dove ti gira male. Ci sta tutto, ma l'atteggiamento visto stasera è irritante. Higuain impalpabile, Dybala lasciamo perdere. Costa che si accende 5 minuti a partita e poi sparisce. Con questo atteggiamento faremo fatica con chiunque. Io mi auguro che la squadra questi punti persi, come posso dire, li sveglino un pochettino, ecco, perché è vero, giochi ogni 3 giorni, eri stanco, era un ciclo terribile, tutto quello che vuoi, ma proprio nella partita finale del ciclo, quella che ti può dare l'ammazzata finale a quegli altri, andare a +7 e aspettare l'ultima partita del Napoli per poter magari esultare e essere a +6, porca miseria, vai a finire proprio a perdere punti, ma giocando così... No ragazzi, non esiste, non ci sta questa cosa qua, non è normale. Cioè dovevamo andare a mangiare l'erba, invece ci siamo fatti mangiare l'erba. La Spal ha fatto una partita bellissima. Se la Spal avesse giocato le partite sempre così sarebbe in zona Europa League. E invece lì a rischiare la retrocessione. E retrocederà probabilmente, perché adesso dopo la partita che ha fatto per 2-3 partite non vince più la Spal, eh. Le perde tutte e tre, ma nette proprio, ma nette. Higuaín non ha fatto nulla, Dybala non ha fatto nulla. È entrato Mandzukic per il cross e non è arrivato un cross, ne è arrivato uno, a momenti fa gol. Ma poi non abbiamo fatto un tiro in porta, ragazzi, non abbiamo fatto un tiro. Ora è chiaro che non le puoi vincere tutte, mi va bene qualunque cosa. Resto fiducioso, questa squadra deve vincere il campionato. E lo può vincere. Perché io sono convinto che il Napoli domani vinca, ma non è detto che il Napoli comunque le vinca tutte. Il Napoli ha trasferte insidiose. Deve andare a giocare a Firenze, deve giocare col Torino, deve giocare a Genova con la Sampdoria. Insomma, il Napoli non è che ha tutte partite. Deve andare a giocare a Milano col Milan. Ecco, io adesso avevo messo in questo gruppone un pareggio, per forza di cose, avevo messo 2 pareggi tra Lazio, Fiorentina, Torino, Milan e vabbè, Spal e Atalanta che erano dentro. Io avevo messo 2 pareggi nella mia personalissima tabella mentale. 2 cose ho sbagliato. Perché io pensavo la Juve ancora sotto in questo momento. Avevo messo il Napoli che vinceva o a Roma o a Milano. E poi aveva comunque, come posso dire, vinceva una tra Roma e Milano. E poi vinceva l'altra. Cioè vinceva una e perdeva l'altra. Invece ha perso, ha pareggiato. La Juve avevo messo un pareggio. Però mi aspettavo un pareggio, che ne so, a Roma, a Firenze o Torino. Avevo messo 2 pareggi, quindi... Adesso per ribaltare la mia tabella bisognerebbe vincere col Milan la prossima, che io avevo messo il pareggio. E non sarà facile, perché comunque il Milan viene prima del Real Madrid subito dopo la sosta. Quindi vorrei proprio vedere come giocheremo col Milan. L'importante sarà vincerla quella partita, perché è da vincere. Ci siamo complicati tutto, da soli. Ma porca miseria, guarda che è allucinante. Tra l'altro ero al lavoro, non sono riuscito a fare manco le live reaction. E meno male che non le ho fatte. Ma come cazzo allora si fa? Ma come si fa? Dai ragazzi, un atteggiamento così no. Poi per carità, prendi pari, traversa, il portiere salva, finisce 0-0. Ma guarda, 0-0 è netto, è giusto, non hai fatto nulla. Cioè le uniche occasioni sono state la punizione di Dybala e il tiro di Alessandro. È la colpa di testa di Mandzukic. Cioè 3 occasioni a Ferrara con una squadra che è quart'ultima. Tre occasioni da gol. Poi per carità la Spal è anche una buona squadra, messa bene. Ma tu non puoi arrivare con questo atteggiamento. Ma con nessuno, ma manco col Benevento, ma manco con la Novese.
Dai ragazzi, su, diciamoci la verità, questi sono due punti persi che potrebbero pesare. Io sono ancora fiducioso, sono contento della squadra come sta andando in questo periodo, ma questa partita non l'accetto. E anche se il Napoli dovesse pareggiare domani, io lo dico, io il Napoli vince domani, ve lo sto dicendo che il Napoli vince, anche se non dovesse vincere, sono incazzato nero perché questi erano due punti in più che gli mettevi sul groppone e invece rimangono così. Diciamo che se il Napoli non dovesse vincere un po' ti addolcisce la pillola, ma il Napoli domani vince. Domani il Napoli vince, arriva meno 2, vuol dire che non possiamo più fare minchiate. Questo è. Le cazzate non le possiamo più fare. E speriamo che adesso i giocatori l'abbiano capito, che non possono andare al piccolo trotto contro nessuno. Nessuno. E il campionato quest'anno non si può perdere. Questo campionato qua è da vincere. È da vincere. Punto. Punto. Non me ne frega niente, se tu vinci la Champions e perdi il campionato, io mi incazzo lo stesso, perché della Champions quest'anno è importante il campionato, e a fine campionato vi dirò il perché, ma quest'anno dobbiamo vincere il campionato, e non fare queste figure qua, dai ragazzi. Ora, fino alla fine forza Juventus, facciamoci sta sosta che viene nel momento peggiore, perché mo adesso 2 settimane stiamo tornando, stiamo arrivando, mamma mia, chi li sopporta? Sogno scuretto, queste cose qua, no? Che riecheggiano, boom, 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 no? Riecheggeranno per 2 settimane per fare queste amichevoli del cazzo che non servono a niente, della nazionale, che tanto non andiamo al mondiale, che cazzo servono queste amichevoli? E poi giochiamo col Milan e dobbiamo vincere col Milan, dobbiamo vincere, perché se non vinciamo col Milan a quel punto sono cazzi amari se non vinciamo col Milan. Ragazzi, finisce qua il video, io vi saluto e vi auguro una buona domenica se ci riuscite, ciao!